In gran parte dei casi, la cistite è causata dalla colonizzazione di batteri vaginali o intestinali della mucosa uretrale che raggiungono la vescica. I fattori di rischio che predispongono all'insorgenza della cistite possono essere gravidanza e menopausa, rapporti sessuali, scarsa igiene intima. E, ancora, calcoli renali, prostata ingrossata, diabete, utilizzo del catetere. I sintomi tipici della cistite. I sintomi più comuni della cistite negli adulti, che variano di intensità a seconda della gravità dell'infezione, sono diversi. Si passa dal persistente ed urgente bisogno di fare pipì al dolore e bruciore al momento della menzione, oppure al dolore addominale e o pelvico. L'urina è torbida scura, a volte con presenza di sangue e maleodorante. Negli anziani, potrebbero aggiungersi altri sintomi, confusione, agitazione, brividi che causano tremore. Infine nei bambini, specie i più piccoli, si possono manifestare debolezza, febbre, malessere generale, perdite involontarie di urina, riduzione dell'appetito. Cistite, terapia farmacologica. La cistite si cura, generalmente, con specifici antibiotici prescritti dal medico. In gran parte dei casi, soprattutto quando la cistite è occasionale e non complicata, si opta per farmaci dall'azione rapida come fosfomicina monoril, prolifloxacina unidroxo o ciprofloxacina ciproxin. Questi farmaci si assumono per un periodo di tempo limitato, da 1 a 3 giorni. La nitrofurantoina, neofuradantin e il Bactrim sono ad azione meno rapida, ma evitano certi effetti collaterali. Rimedi naturali e consigli utili. Per intervenire sulla cistite o prevenirla conviene adottare certe accortezze quotidianamente. Bisogna bere tanta acqua per espellere i batteri, astenersi dai rapporti sessuali, evitare bevande irritanti come caffè, alcol o cibi piccanti, spezie. È molto importante praticare un'adeguata igiene intima, anche prima e dopo i rapporti sessuali. Conviene non trattenere la pipì, quando si sente l'esigenza di urinare, e svuotare completamente la vescica. Si consiglia anche di usare detergenti intimi adatti alla propria età e delicati. Quando conviene rivolgersi al medico? Bisogna rivolgersi al medico in caso di sintomi severi, dolore alla parte inferiore della pancia, sangue nelle urine, febbriciattola. Allo stesso modo, è bene consultare il medico in caso di episodi troppo frequenti. La cistite è ritenuta complicata quando coinvolge i reni oppure in caso di diabete, sistema immunitario indebolito, gravidanza. La possibile risalita dei batteri fino ai reni porta complicanze. I sintomi che possono indicare questa condizione sono nausea e vomito, febbre alta, brividi, incapacità di urinare, agitazione, grave sonnolenza o confusione, dolore alla schiena o al basso ventre, all'altezza dei reni. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.